E benvenuti, benvenuti ad un nuovo grande appuntamento con Country Live. Siamo alla 29esima puntata. Mi rendo conto per tutti voi che ci seguite ormai da numeroso tempo e che avete ascoltato con così tanto affetto, visto i commenti che ci sono ancora su questa pagina Facebook, la puntata dell'altra volta che si è svolta al Gasolin di Ravenna. Io ringrazio i padroni di casa, Stefano Big Man Bandini dei Crazy Bulls, poi ci ha raggiunto Anna Taroni, appunto sempre dei Crazy Bulls, ovviamente il simpaticissimo Gianlu TX. E devo dire che trasmettere qui dallo studio da sola di casa mi sento un po' sola. Infatti avevo avuto quasi un'idea di andare da Igor Pasin, dalla Country Road, ma poi non ce l'ho fatta per un semplice motivo, che siamo addirittura d'arrivo, stiamo montando tutti i balli di Enerjoy, il ballo che unisce le coreografie. Sono tantissime le scuole che quest'anno hanno partecipato e se vado avanti così, lavorando anche la notte, sicuramente riuscirò a dare a Radio Bruno tutti i videoclip affinché dai primi di maggio si possa partire con questa grande estate dedicata ai balli di gruppo e alle coreo. Quindi grazie davvero a tutte le scuole che hanno partecipato, per cui stiamo facendo un po' le corse. Allora, inizio col scaldarvi questa puntata, ovviamente parlando di musica e di ballo. Poi ovviamente sarà una puntata lunga, vi racconterò un po' tutte le cose che sono accadute e che accadranno, perché abbiamo tante attività nuove al nostro attivo e vi porto all'area feste di Cavriago, Reggio Emilia. Mando un bacio grandissimo a Marilu Teseo di Italian Country Family e a Loris DJ, perché grazie a loro ho avuto l'opportunità di assistere ad un live di un grande artista. Lui è Bob Porter con Chris Riva, un chitarrista d'eccezione, e durante tutta la serata, visto che ho potuto registrare i vari live, questo è un piccolo pezzettino per iniziare questa grande serata insieme di Country Live, 29esima puntata. Quindi per tutti voi, Bob Porter e Chris Riva dall'area feste Cavriago, Reggio Emilia. Grazie a Italian Country Family. Right, so I need to do that for them, a request, and it's a song that's on the one of my albums over here. I wrote this years ago, and it's been one of those songs that has done well for me, and I played at a lot of weddings and stuff in Texas, and people seem to like it. She likes taking back rooms, pick up trucks, growing things in her garden, little run pups. She says she likes the way I hold her when we dance. She likes good music, the broken spoke, taco stands and Mexican cokes. She likes living in Texas with me. She likes living in Texas with me. Makes me about as lucky as I can be. Texas, me. She likes smoking her breakfast when the sun comes up. Local honey in her coffee cup. She says she likes the way I speak my mind. She likes anything to do with maps. She likes it when she can catch a man. She likes living in Texas, me. She likes living in Texas with me. Makes me about as lucky as I can be. I call a Lone Star home, but I don't have to be here alone. She likes living in Texas. Checkbook, things in their place. A clean house puts a smile on her face. She says she likes being my girl. She likes
anything to do with masks. She likes it, she'll catch a nap. She likes it living in Texas. Allora, saluto Marilu che si è collegata e ci ha salutato tramite cellulare e stavo appunto conversando con lei dicendo ma che voce ha Bo Porter, ma che roba meravigliosa è. E io ho tutti spaccati di live appunto registrati durante il concerto all'area festa di Cavriago. Ti dirò che ogni tanto Marilu ti dirò e vi dirò al plurale che ogni tanto me li ascolto e rimango proprio affascinata. Poi Chris Reeve con quelle ditine, una roba meravigliosa sulla chitarra, sono fantastici. Allora, vi volevo anticipare questo, sicuramente l'avrete già visto passare su Facebook come evento. Vi ricordo di segnarvi la data: dal 7 di maggio inizia un nuovo grande appuntamento. Si chiamerà Country Voice in the Night. Saremo in diretta dal Country Road tutti i lunedì allo scoccare della mezzanotte con Igor Pasin. C'è un numero di telefono apposito al quale già potete iniziare da oggi a mandare i vostri messaggi, gli sms o i whatsapp per le domande che vorrete porre ad Igor Pasin. E per teletelefonate si telefona semplicemente però da quella sera lì, perché sennò intasiamo le linee. Sarà una serata, una nottata dedicata alla musica, perché abbiamo tre grandi DJ che ci segnaleranno ogni puntata le loro canzoni, i loro brani preferiti. E questi tre grandi DJ sono ovviamente Renegade DJ, Andrea Gobbo, che è il DJ ufficiale del Country Road. Poi abbiamo il grande Loris DJ di Italian Country Family, che mi sovviene adesso Marilu che io glielo devo ancora dire che lui fa parte di questo staff. Non so se qualcuno di voi gliel'ha anticipato, bisognerà che gli telefono perché il 7 maggio si avvicina. E l'altro è il nostro grande Giallo TX, quindi tre DJ diversi, tre tipi di musiche differenti, proprio per avere una nottata di musica davvero particolare. Ovviamente Igor Pasin sarà disponibile, chiacchiererà con voi sia attraverso Facebook che attraverso il numero di cellulare. Trovate l'evento, è già disponibile, Country Voice in the Night, dal 7 di maggio. Ed ora, pazzesco, bravissimi artisti, hai ragione, devo dire a Loris di fare i compiti per il 7 maggio, esatto, perché si sta avvicinando. Marilu, mi è venuto in mente adesso perché ti ho visto collegata e ho detto, ah, devo ancora dirlo a Loris e forse gli verrà un infarto perché siamo in sede di dichiarazione dei redditi, ma non glielo diciamo, non glielo ricordiamo. Allora, andiamo a casa sempre di Igor Pasin, visto che parlavamo di Igor Pasin e del Country Road, e andiamo avanti con questa intervista a fiume con Igor Pasin, che appunto ci parlava del corso di maestri, di ballo, delle varie discipline, di cos'è il Catalan Style, che come si balla a tempo di musica, che cosa sente il nostro corpo, e via via discutendo, perché è stata davvero una intervista a fiume, ma davvero molto interessante. Quindi io vi lascio con un'altra parte di questa grande intervista con Igor Pasin e ve la dedico con tutto il cuore per tutti voi da Country Road, Igor Pasin. E siamo al Country Road, Parco Lonzina, Torreglie, Padova, Colli Euganei, e siamo qui con Igor Pasin. Ve l'ho promesso, questa intervista a fiume che non finirà mai. Igor, ciao. Sì, a me piacerebbe vedere una volta quando verranno fuori tutti gli errori. Lo farei una puntata con tutti gli errori. Farò dietro le quinte con tutti gli errori, chissà cosa verrà fuori quel giorno. Mamma mia. Rideremo tutti che ci schianteremo. Okay. Però ciao sarà divertente. Ragazzi, comunque. Igor. E proseguiamo nella nostra intervista, giusto? Giusto. Uno è il ritmo, uno è la parte armonica. Tutti i Fraser nascono principalmente dalla parte armonica. I Fraser sono i balli costruiti sulle canzoni. Perciò un ballo Fraser costruito su quella canzone, non puoi prendere quel ballo uguale identico e metterlo su un'altra canzone, perché difficilmente
ha gli stessi conteggi nella parte A, gli stessi nella parte B, le ripartenze, i tago, tutte quelle trasformazioni musicali. E lì parliamo di un 25-30% che hanno l'orecchio armonico. Poi c'è un altro 10-15% che sono quelli melodici. Ed è un'altra sfaccettatura, un altro modo di percepire la musica. La parte melodica è collegata all'emozione che danno determinati strumenti, ma in principal modo l'emozione che dà la voce del cantante, la storia che ti sta raccontando, l'enfasi che il cantante mette in alcune note, in alcune parole, in alcune frasi, ok, che è molto diversa rispetto ad altre, molto più incisiva e molto più con degli sbalzi di toni vocali, ok? A volte è seguito anche da certi strumenti e quella si chiama melodia. Perciò è un altro modo ancora di percepire la musica. Se noi vogliamo ricollegarci al discorso di prima di una coreografa, di una ragazza, di una persona che vuole diventare coreografo, ok, bisogna capire questa persona che tipo di orecchio ha. Orecchio A. Allora, mettiamo che se uno giovane appena iniziato vuole fare subito il coreografo, probabilmente farà una coreografia ritmica. Tum, 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 Tun tun tun. tum. Perciò, in base al ritmo va a fare una determinata serie di passi. Ma magari quando c'è la voce che ha dei picchi, degli alti o un punto in cui va a rafforzare quella vocale per dare importanza alla parola che sta dicendo, Non è sentendo la parte ritmica non si va a dare enfasi nel ballo in quella che è la Non è situazione melodica. valorizzato, è Oppure lo certo. stesso vale nella parte armonica. Ok. I balli che si possono fare su più canzoni, uguali, identici, Ok. ripetitivi, sono ritmici. Perciò hanno una costruzione che è dato magari su una canzone, ma anche se li sposti su un'altra non gli fa né caldo né freddo, perché la parte ritmica è uguale su tutte le canzoni. È un po' come un Più Aligalli, veloci, no? Un no? Aligalli che si balla dappertutto perché tanto è sulla parte Ecco, mettiamo ritmica. così, magari può esserci differenza di velocità, i BPM, i Certo, battiti per minuto, può essere più veloci o meno veloci, ci sono alcuni balli che stanno bene con quella velocità, se li fai più veloci vengono distorti o più lenti non hanno più senso, ok? Però sono sempre balli ritmici, quelli che puoi spostare su varie canzoni. ok. I balli costruiti invece su quelle determinate canzoni, perché il cantante sta dicendo, oppure anzi, prima del cantante, arriva il violoncello. O il violino che fa un passaggio veloce, o il banjo che è un passaggio veloce, o la pedastile, o quello che può essere, e ci metti un passo adatto alla pedastile che sta facendo un allungo, e metti uno slide, facciamo un passo lungo, ecco che ci sta bene. Ok, e non è passi dalla Però ritmica uno che a ascolta il ritmo, non e sebbene c'è un allungo nella pedastile, lo ma la sente. battuta sotto il basso tiene sempre quello, Non o lo uno farlo lì o capisce. farlo in un altro punto non gli crea grandi problemi. Ok. Perciò questo modo di percepire la musica crea anche tutte quelle diversità nei coreografi di fare delle canzoni, nei maestri di insegnare e nei ballerini di interpretare la musica quando si va in pista. La parte ritmica è molto collegata alle gare. Perché la parte ritmica, essendo un movimento adattato a una battuta, è molto più importante ciò che esprimi come movimento corporeo, utilizzando tutta la parte del corpo, che non un determinato movimento fatto su quella determinata cosa, su quella determinata battuta, su quella determinata voce. Perciò, se io vado a fare un ballo come lo interpreto io, l'honky tonk, collegato alla melodia, vado a utilizzare solo la parte bassa delle gambe, è un movimento che è collegato a una cultura, è collegato a ciò che viene trasmesso dalla voce e non avendo collegamenti con una base ritmica è più interpretativo emotivamente, ok? Molto più facile, molto più semplice, però ha un'impronta più emotiva, più di emozione interna. L'emozione esterna invece viene data dal ritmo, perciò da tutto quanto l'espressione corporea. C'è chi quando balla ha bisogno di muovere tutto il proprio corpo, ha bisogno di esprimersi in toto ed è giusto che lo faccia nella sua maniera perché quello è il suo modo di percepire la musica. Perciò abbiamo questi tre modi di vivere la musica. Si parte tutti quanti dalla parte ritmica, poi Pensa. la persona caratterialmente armonica si sposterà evolvendosi nella parte armonica. Perciò
La persona melodica dalla parte ritmica si sposterà prima nella parte armonica e poi nella parte melodica. È tutta quanta una crescita che ha la persona nel suo percorso musicale, percorso di movimento, di ballo, di quello che può essere nel poi portare la sua esperienza in pista. Pensa che cose meravigliose. Perciò è normale che ci troviamo che molte persone fanno un ballo e tanti lo guardano dall'esterno e dicono: cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo? Non lo capiscono nemmeno, ma proprio perché non lo ricevono, non lo recepiscono. Abbiamo un unico modo per percepire la musica. Se vuoi capire come percepiscono la musica gli altri, quelli che fanno qualcosa di diverso da te, lo devi studiare, perché non fa parte di te. Perciò devi metterti lì, iniziare a stare vicino a qualcuno che vive la musica in una maniera diversa, capire perché lo vive in una maniera diversa, andare a studiare e un po' alla volta aprirti. E non rimanere chiuso in quelle determinate canoni che è il tuo carattere. Perciò devi avere una capacità di utilizzare altre parti del tuo carattere che non vengono utilizzate per capire anche altre situazioni, che non è facile, non è per niente facile, è completamente tutto un altro mondo. E bisogna lavorarci tanto dietro. Io per poter fare il corso per diventare maestri, mi ero impuntato per poter dare delle basi a quello che era il nostro movimento, il movimento che io utilizzo nel ballo o il movimento nella musica, e perciò ho dovuto studiare, ho dovuto andare a comprendere, ho dovuto andare a capire tutte queste differenze. Ed è una cosa che è nata un po' a sé, perché non sapevo di arrivare lì, non sapevo che mi sarebbero arrivate queste conoscenze. È stato andando a Vienna, all'università di Vienna, che insegnano musica, insegnano a capire le differenze tra i balli delle grandi città e i balli invece di periferia. Ci sono i balli collegati al mondo lavorativo e i balli collegati invece alla vita cittadina. Esatto, c'è un lavoro fisico, una cultura legata a un lavoro fisico che ha avuto un'evoluzione, e c'è una vita legata a un lavoro non fisico ma mentale che ha avuto un'altra evoluzione. Ok, perciò studiando tutte queste diversità sono riuscito a capire anche il modo di percepire la musica, che può essere diverso nelle persone, di interpretare la musica diversa, di avere un occhio di riguardo in più a quello che non capisco. Un approccio di più allo studio, ragazzi, bisogna studiare sempre qua, sì. Ce lo dice anche Igor Pasin, si studia nella vita. Si studia. Allora io ringrazio davvero Igor Pasin per questa intervista bellissima su queste nuove informazioni su quello che è il mondo del country, che in questa rubrica ci sta benissimo, in questo programma TV ci sta benissimo, visto che Country Live, come dico sempre, non solo ballo e musica ma anche storia, cultura, tradizioni e spiritualità, e noi abbiamo fatto un bel viaggio attraverso la musica grazie a Igor. Grazie a voi per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a voi, non sono nuove. Diciamo che le portiamo adesso alla scoperta, perché tanti non le conoscono, però vero, sono vecchi. È vero, grazie, okay. Grazie. Grazie a voi, ciao. Che bello, bellissimo sapere queste cose, conoscere queste cose. Mi veniva da sorridere, perché chi ha seguito la puntata di mercoledì scorso, che non è stata seria come questa, ma è stata davvero, davvero sul faceto, perché avevo di fianco, fra Stefano Big Man, The Crazy Bulls, Anna Taroni e Gianlu Tix dall'altra parte, è stata una botta e risposta. Si era collegato anche Igor Pasin, che era in treno, che stava andando a Udine. Insomma, è venuto fuori di tutto. Io vi consiglio di cercarvi la puntata numero 28, perché se non rasenta la Jalapas poco ci manca, ed è stata davvero una puntata all'insegna del divertimento e della risata. Allora in fine puntata lui ci ha proprio detto: guardate che mi sono ascoltato nella mia intervista e ho preso nota, perché c'erano alcune cose che non sapevo, al che lì sono crollata, ho riso come una matta. Allora io saluto Carmela Troviso, che si è collegata in questo momento, mando un bacione grandissimo a Ornella Miglietta, con lei saremo domani sera collegati, invito ovviamente anche voi.
Non si parlerà di country, ma è un'altra rubrica, sempre in diretta, su questa pagina Facebook. Invece, chi vuol partecipare dal vivo può venire. Siamo al 112 Caffè di San Pietro in Campiano, nei pressi di Ravenna, e dalle ore 22 fino alle ore 23 parleremo sempre di ballo, ma di danza sportiva, agonistica. Parleremo di Caraibi, di latinoamericani, di Zumba, e devo dire che sta diventando una puntata molto interessante, anche perché avendo l'opportunità di avere uno spazio nostro, grazie appunto a Mauro e Rita del 112 Caffè, partecipano delle scuole che ballano dal vivo. Poi sapete, quando si è tutti insieme si gioca un po' di più, sono botte e risposte, si fa un po' di confusione ed è davvero tanto divertente, soprattutto per la gente che ci segue da casa, che ci scrive dicendo che si è divertita molto, che ha passato un'ora in serata davvero divertente. Peraltro si vincono anche dei cappuccini e delle brioche. C'è un numero di telefono al quale telefonare, quindi domani sera vi aspettiamo tutti, sempre in diretta su questa pagina Facebook. Per chi non vuol venire direttamente là al 112 Caffè, non è possibilitato perché giustamente abita lontano, e collegatevi dalle ore 22 perché sarà davvero da ridere per Playa Latina Live con Omar Ravaioli. Torniamo a parlare di country. Ho saluto Anna Zenna, un bacione grandissimo, grazie che ti sei collegata, grazie che sei qui con noi. Giusto, giusto per gustarci una coreografia. Come ho detto anche prima, mercoledì scorso ero al Gasoline di Ravenna, Gasoline, se ci fosse Stefano Bandini che mi riprende sempre perché non so fare a dirlo, e ovviamente alla fine della diretta c'è stata la serata Crazy Bulls e i ragazzi dei Crazy Bulls si sono buttati in pista. E ovvio, io ho la telecamera pronta, voi che non ho registrato qualche coreografia, ovviamente non so un titolo, quindi non ve lo posso presentare nel modo più corretto ed appropriato. Ma so che Marilu, che è collegata, che sa ben donde mi illustrerà. Quindi vi lascio con questa piccola coreo realizzata appunto con i ragazzi dei Crazy Bulls proprio mercoledì scorso, quindi fresca 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 dal Gasolen di Ravenna. Listen to you breathe. If love is a battlefield, I want to surrender to thee. And do you know my name? Chips of war.
E voilà, pensavo che Marilu, vedi, 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 bellissima musica, bellissima coreo di Adriano Castagnoli, Tour in Mexico. Pensavo che c'entrasse la parola anche woman, perché ho visto che la ripeteva sovente. Grazie Marilu, così mi segno almeno il titolo. È molto carina, ma vedi che ci sono coreografie che sono anche facili, potrei prenderle anch'io. Vuoi che non mi ci metta qua un giorno, che lo dico sempre e le imparo, così la prossima volta che ci vediamo per fare Enerjoy, Marilu, rimani basita che so ballare qualche cosa anch'io. Allora, io sai che ogni tanto Marilu penso che peccato che abitiamo lontane, se no qualche piccola direttina del mercoledì potremmo farla anche insieme, fra te e Loris ci divertiremmo le orecchie. Adesso mi scogiterò qualche cosa, sai, prima o poi la faccio. Allora, da tour in Messico eravamo appunto al Gasolin di Ravenna, visto che mercoledì scorso abbiamo avuto l'opportunità di fare la diretta appunto da questa bellissima location nei pressi di Ravenna, proprio nella stretta periferia di Ravenna, grazie ai Cresti Bull che facevano la serata. Ora andiamo al nostro appuntamento fisso, che è con la magica rossa Sara Albanese. Io non so se riuscirà ad essere con noi oggi, perché so che è indaffarata in tante cose molto impegnative. L'avrete già vista, mi permetto io di fare pubblicità per lei. Vi invito ad iscrivervi al suo canale YouTube Ad Maiora, dove lei sta praticamente producendo video su video giorno e notte. In letteratura inglese, tedesca, è davvero stupenda, Sara. Non so dove trovi tutta questa energia, e questo canale sta prendendo davvero molto piede. È partito da poco, da poche settimane, e sta avendo un grande successo, soprattutto anche all'estero, visto che lei, giustamente spiega in lingua, parla in lingua ed è molto brava. E quindi iscrivetevi ad Ad Maiora, che appunto si tratta di un canale YouTube non dedicato al country, però gestito da Sara con la maestria che la contraddistingue, quindi merita davvero andarci a fare una passeggiata dentro. Poi, scusa Marilu, ho letto adesso, ci rinchiuderebbero, sarebbe un'associazione a delinquere. Dai, ha detto così, vengo. Detto così, vengo, faccio la valigia e vengo là il prossimo mercoledì. No, ma adesso mi organizzo, io lo trovo il modo di venire, Marilu, sai, vedrai te che cosa combiniamo. Facciamo la ricetta della piadina in diretta. Detto ciò, torno seria. Quindi, Ad Maiora di Sara Albanese, il canale YouTube al quale dovete iscrivervi, perché così l'aiutate anche ad avere maggiori visualizzazioni, e Sara se lo merita. Ma la cosa che mi preme è invitarvi tutti. So che chi abita lontano è dispiaciuto, non potrà partecipare. Io prenderò su tutta l'attrezzatura per fare qualche diretta, magari se riesco, perché io in realtà sono la moderatrice in quel pomeriggio, e quindi non so se avrò le mani per far fronte a tutto, ma mi piacerebbe davvero fare qualche diretta, perché per tutte le persone che non possono essere presenti alla presentazione della nuova opera di Sara Albanese, Alzate le dosi, almeno se la possono gustare attraverso la nostra pagina Facebook, visto che c'è questo servizio che funziona, perché non utilizzarlo quando serve realmente? Quindi il 13 di maggio vi aspetto tutti dalle ore 18 alla libreria Lovat di Villorba di Treviso per la presentazione di questa nuova grande opera di Sara Albanese, Alzate le dosi. Come sottolineo sempre, non è un'opera relativa al country, si parla di, diciamo così, discorsi, io dico urli, Sara mi corregge in grida, che è giusto, molto positive e propositive nei confronti della vita, si parla di temi forti, comunque. Come dico sempre, discussi sempre con la leggerezza che Sara è abituata ad adottare quando affronta questi temi. Poi Sara si ascolta davvero molto bene, quindi mi piacerebbe che veniste, mi piacerebbe che foste presenti a questa grande presentazione per poter sentire dalle sue parole dirette ciò che ha da raccontarci e magari portarvi a casa una copia di questa nuova opera autografata proprio da Sara stessa. Poi, altra cosa importantissima. La cosa mi preoccupa, dice Anna Zenna. No, no, ma guarda che se riesco a venire, ragazzi, che vengo al Cavriago Area Feste per fare la diretta da lì, venite tutti, non so come farò, dovrò comprare una telecamera nuova col grandangolo, però facciamo un frullo, che è vero, chiamano i carabinieri. Torno seria, Carmela, sì, provo, ti prego, ci provo, ma essendo da sola, one woman machine, ho capito, ma non è che riesco a intervistare Sara, a attaccare la telecamera, a farla diretta col computer. Proverò, non prometto nulla. E Bob Porter, howdy from Texas, mo, thank you very much, ma c'è davvero Bob Porter collegato con noi? Che bello, thank you, how are you?
I hope you are fine. Ho un inglese terribile, fortuna che Sara non ci sta ascoltando perché sennò mi tirava per le orecchie. Ed ora vi lascio quindi con la nostra magica rossa Sara Albanese, che peraltro inizia in questa puntata, questa serie di appuntamenti con questo grande maestro di medicina che ha avuto opportunità di frequentare Tacansina. Quindi non vedo l'ora di ascoltare quello che ci avrà da raccontarci oggi, perché inizia qui appunto questo grande percorso che ha fatto, questo grande cammino che ha fatto con Tacansina, il maestro di medicina. Per tutti voi, Sara Albanese, l'ottava freccia. Ciao Tiziana e ben ritrovati a tutti. Allora, in questa nuova serie, questa prossima serie di puntate dell'ottava freccia, vorrei parlarvi di una mia esperienza personale in gran parte, che però penso che possa interessare più di qualcuno. Ho avuto infatti recentemente la possibilità, anzi proprio penso di poter dire il privilegio, di incontrare un grande uomo di medicina, uno sciamano, una persona che impronta tutta la sua vita su quello che è l'insegnamento della cultura nativa americana e il recupero di quelle che sono le cerimonie e la spiritualità tradizionale. È abbastanza raro trovare persone di questo tipo, trovarle oggi, trovarle vicino a noi. È ancora più raro avere la possibilità di entrare in contatto con loro, di avere dei colloqui privatamente con loro, di assistere a dei seminari e, cosa che io adesso sto per fare, iniziare un percorso spirituale in prima persona. Noi molto spesso, io stessa molto spesso, anche attraverso questa rubrica, attraverso i miei libri, ho parlato della cultura nativa americana come forse di un impianto filosofico, spirituale, bello, interessante, a cui attingere, ma come fosse sempre un qualcosa di altro da noi, no? Adesso io lo sto vivendo e ho intenzione di continuare a viverlo invece come un momento di apprendimento e come un percorso di crescita e un percorso spirituale mio. Molte cose chiaramente sono intime, sono private, alcune cose io penso che possano essere utili e interessanti per tutti quanti, forse magari anche per chi ci ascolta, e quindi voglio condividerle con voi. Allora, partiamo dal parlare sostanzialmente della persona a cui mi sto riferendo. Questa persona si chiama Tacansina, viene riconosciuto appunto con il suo nome Tacansina, ma il nome completo sarebbe Tacansina Miwatani e appartiene ad una popolazione, sapete che non mi piace mai il termine tribù più di tanto, una popolazione è quella dei Numakaki Mandan, che si trova sostanzialmente nel Nord Dakota. Lui, sebbene fosse nato in Germania, ha avuto la possibilità fin da molto giovane di poter raggiungere il bisnonno, prima o poi il nonno, in Canada, al confine col Canada, e ha vissuto lì molti anni. In questi molti anni lui ha stravolto completamente quelle che erano le sue credenze, il suo stile di vita, ha iniziato a vivere a contatto con la natura, ha conosciuto lo sciamanesimo, ha conosciuto le cerimonie di guarigione, ha conosciuto la meditazione, ha conosciuto la compenetrazione tra l'individuo e l'universo intorno a sé. E è diventato così uomo di medicina, è diventato uomo di medicina e avrebbe anzi voluto continuare a vivere in quel luogo che si confaceva così bene con la spiritualità, in qualche maniera anche l'equilibrio che aveva raggiunto, invece no. Il nonno l'ha ricacciato in Europa e lui comunque si è fatto carico di buon grado di questo impegno, proprio per andare a diffondere quelli che sono gli insegnamenti nativo-americani ad oggi, andando poi a portare a compimento quella che era una, chiamiamola profezia per chi ci crede, che si andava proprio realizzando in quegli anni. Vi spiego di cosa si tratta. Ci sono alcune popolazioni, molte popolazioni a dire il vero, che sono gli Hopi, gli Cheyenne in modo particolare, i Navajo e naturalmente i Mandan, ma anche altre naturalmente, che credevano, o meglio hanno creduto per qualche centinaio d'anni ad alcune profezie. Allora, la prima diceva che quando fosse nato il primo cucciolo, okay, di bisonte bianco, le popolazioni nativo-americane avrebbero perso la loro libertà. È nato questo vitello di bisonte bianco nel 1890 ed è stato l'anno della
simbolico della distruzione delle nazioni nativoamericane, chiuse in riserve, private della loro spiritualità e tutto, è stata la vera caduta della resistenza nativoamericana. La profezia diceva che quando fosse nato un altro vitello di bisonte bianco, i nativi americani avrebbero recuperato la loro libertà. Ed ecco che accade, volete per coincidenza o meno, io ve la passo in questo modo: nel 1994 nasce questo vitello di bisonte bianco e proprio in quell'anno lì cambiano moltissime politiche che hanno a che vedere con le riserve, che hanno a che vedere con la rivisitazione della cultura nativa americana in genere e addirittura alcuni film di quegli anni rivalutano la cultura nativa americana e improvvisamente c'è questa fioritura, questo ritorno in auge della cultura nativa. E non finisce qui. Terza parte della nostra profezia diceva che quando fossero nati contemporaneamente quattro vitelli di bisonte bianco, ricordiamo un attimo che il bisonte bianco, allora il bisonte bianco è il simbolo nella ruota di medicina del nord, cioè della saggezza, del punto più alto del raggiungimento della maturità e della spiritualità e dell'elevazione da parte dell'individuo. E ricordiamo anche che il bisonte bianco, che è uno spirito femminile, è un'apparizione estremamente sacra, simile alle nostre apparizioni religiose, quindi che ha sempre un valore profetico in qualche modo. Questi quattro bisonti bianchi in quattro punti diversi d'America sono nati appunto nel 2005 contemporaneamente nello stesso anno, una cosa che chiaramente non era assolutamente mai successa prima, e da quel momento in poi le popolazioni native si sono mosse, hanno iniziato a girare, a muoversi anche all'estero, a portare di nuovo alla luce quelli che sono i rituali che vengono recuperati, che vengono nuovamente insegnati. Ed ecco perché il nostro Takansina è stato mandato in Europa e di buon grado, nonostante la sofferenza di lasciare la sua terra, di lasciare il suo nonno e tutto quello che rappresentava la cultura e la natura in quel luogo, lui volentieri si è spostato e tornato in Europa, in un'Europa forse neanche tanto pronta a riceverlo inizialmente perché ci è voluto un po', per insegnare che cosa? Insegnare la ritualità, insegnare i riti di iniziazione, le cerimonie di guarigione per praticarle, i matrimoni indiani, delle cerche della visione, degli animali totemici, i rituali della luna, la danza del sole, la cerimonia della pipa, ruote di medicina, insomma. Tante tante cose, cioè, ne abbiamo molte da dire e da raccontare. Lui insegna ad altri a diventare effettivamente oggi uomini di medicina con tutto quello che significa e insegna a persone umili come me a magari raggiungere un livello forse di consapevolezza spirituale un pochino più, io voglio sperare, voglio credere, un pochino più elevato, un pochino più vicino a quella che è la natura. Quindi dalla prossima volta incomincerò a raccontarvi un pochino i punti focali degli insegnamenti di Takansina e scopriremo un po' alla volta che cosa sono gli animali di forza e gli animali totemici. A presto, un bacione grande e un saluto a tutti gli amici di Country Live. Che meraviglia, che meraviglia. Ho sbagliato a muovere il ditino ed è tornato Bo Porter, ma mi ha fatto piacere perché era collegato con noi, che ci ha salutato, quindi è stata davvero una grande sorpresa e un grande ringraziamento anche a Marilu, che ho visto che ha risposto in inglese, è sicuramente molto più preciso del mio. Grazie a Bo Porter, davvero, ma sarà con noi ancora nelle prossime puntate. Torniamo a Sara, è bellissimo e ovviamente era come la mia aspettativa, ma come sempre, le risponde a tutte le aspettative. Sara è meravigliosa, quindi non vedo l'ora di vedere la prossima puntata, perché se anche lei comunque me le registra e me le manda in anticipo, alle volte io per correttezza non le guardo perché preferisco condividerle con voi ed avere questa piacevole scoperta, sorpresa ogni mercoledì in vostra compagnia. Allora, ora, dopo la nostra Sara Albanese,
ricordo, visto che c'è Gianluca in linea, Gianluca Palmisano, che saluto, ricordo che lui è uno dei tre DJ che ci segnalerà per ogni lunedì dal 7 di maggio quattro brani particolari, specifici suoi. Cosa c'è il 7 di maggio? Il 7 di maggio inizia un nuovo grande appuntamento, Country Voice in the Night. Con Igor Pasin saremo in diretta direttamente dal Country Road il lunedì sera, il lunedì notte, allo scoccare della mezzanotte, e da lì partiremo in diretta su questa pagina. Quindi segnatevela, seguitela, monitoratela, mettete il vostro mi piace affinché, se riuscite a stare svegli, noi sicuramente lo saremo, dalla mezzanotte di lunedì del 7 maggio per ogni lunedì saremo in diretta su questa pagina e voi potrete fare domande, tutte le domande che avete in mente a Igor Pasin relativamente al mondo della musica e del ballo, perché no, anche altre esperienze di vita, insomma tutto quello che vi viene in mente. Trovate l'evento Country Voice in the Night che ho già pubblicato, c'è già il numero di telefono al quale, se volete, già da oggi potete mandare i vostri WhatsApp o i vostri SMS. Per le telefonate aspettiamo il 7 di maggio. Bene, sarà una serata ovviamente non soltanto di chiacchiere ma anche di musica, per cui avremo tre grandi DJ che ci selezioneranno dei brani in base alle loro passioni. I nostri grandi DJ sono Renegade DJ, Andrea Gobbo, che saluto, che ovviamente è il DJ resident del Country Road, Gianlu Tix, che ci sta seguendo in questa puntata, e ovviamente il grande Loris DJ di Italian Country Family. Continuando a parlare di, quindi ho salutato già l'UTX, continuo a parlare di Sara. Sara è vero, è grandissima, hai ragione Carmela, vi voglio ricordare quindi una grande cosa. Il 13 di maggio, tutti alla libreria Lovat di Villorba di Treviso dalle ore 18 per la presentazione del nuovo grande capolavoro Alzate le mani di Sara Albanese. Non è un'opera dedicata al mondo country, è un'opera però dedicata, molto facile da leggere, molto semplice da leggere, la leggete tutta d'un fiato. Tratta dei temi molto forti, quindi forse non è il caso di portare dei bimbi, oppure i bimbi li portate ma giocano, che ne so, nella sezione dei bambini, vanno a leggersi libri per bambini, perché affronta delle tematiche molto importanti, eppure con la leggerezza, avete visto, con l'eleganza con le quali è solita Sara Albanese affrontare tutti i soggetti che le vengono proposti. Quindi vi aspetto tutti dalle ore 18 al 13 di maggio alla libreria Lovat per questa grande presentazione. Magari poi, visto che siete lì, vi portate a casa anche una copia autografata dalla nostra grande Sara, alla quale mando davvero un bacione grandissimo. Ed ora passiamo ad un'altra nostra grande interprete femminile di Country Life, che è la nostra magica Marilù Teseo. E lei adesso è lì, è terrorizzata perché dice: aiuto, che cosa mi ha preparato Tiziana oggi? Ma io sono brava, sono ligia al dovere, e continuo con la nostra rubrica dedicata alla line dance, questo corso di line dance dove, puntata dopo puntata, Marilu ci ha regalato, ci ha spiegato un passettino, un piccolo passettino affinché noi diventassimo dei bravissimi ballerini in pista. E continuiamo quindi con questo corso di line dance, e questa è Apple Jack, presentata da Marilu Teseo di Italian Country Family in questo grande corso di line dance. A te la linea, Marilu. Another song. Di nuovo insieme, amici di Planet Latina. Allora, pensavo di insegnarvi un ballettino breve breve, nel senso che i tempi, i conti sono pochi, ma è un passettino un po' complicato perché 8 tempi di questo ballo sono di Applejack. L'Applejack lo avete già visto come passo, ve lo ha insegnato, mi sembra, Elisabetta de Texas Arizona. Quindi adesso noi facciamo questa coreografia, che è una vecchissima coreografia di cui non si conosce neanche il nome del coreografo, tanto per intenderci, ed è insomma, a parte l'Applejack, abbastanza semplice. Vi darò le spalle inizialmente, poi dopo comunque la vedremo anche frontalmente, ok? Mi giro. Allora, cominciamo facendo una serie di Applejack in questo modo. Tenete presente che inizio portando internamente il tacco destro, quindi diciamo che tacco scaccia punta, ma questo l'avete già visto nelle lezioni che vi ha dato Betta. Allora, cominciamo. 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e torno in posizione centrale, ok? Adesso
porto avanti il tacco destro incrociato sul piede sinistro e poi faccio un touch laterale. Quindi 1, 2, riporto avanti il tacco, 3 e touch sinistro, 4. Rifacciamo un attimo fin qua dall'inizio. Attenzione, 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4. Adesso mi devo girare di un quarto a destra. 5, 6, ho fatto nuovamente un tasto laterale destro, 7, incrocio davanti, 8, vado indietro, rifacciamo fin qua, 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudo, mancano due conti per chiudere la land dance. 1 e 2. La land dance è finita. Come vedete mi sono girata di un quarto, il che vuol dire che ogni volta che riparto col muro mi girerò di un quarto e quindi è una land dance su quattro muri. Resto su questo fronte così la vedete lateralmente. La faccio tutta, attenzione. 7, 8. 1 e 2 e 3. 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2. Di nuovo riparto, adesso mi vedrete frontale. 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e 2, ultimo fronte, 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1 e 2, ok? Proviamo con la musica, è una polka, quindi abbastanza veloce, ma potete cercare polka un pochino più lente, e magari poi pian piano aumentare la velocità. Adesso proviamo a farla con la musica. Esercitatevi, perché l'Apple Jack sembra difficile da imparare, ma poi alla fine vi verrà naturale. Il ballo divertente non è complicatissimo una volta che avete imparato a fare i vostri Apple Jack. Ci vediamo alla prossima. Ciao amici. Another song to play today. Well, everybody knows that it's not easy to find a way. Che carina che è Marilu, grazie davvero per questo Apple Jack, mi sa che riesco a farlo anch'io. Allora saluto Daria Vitalba che si è collegata in questo momento e saluto anche Igor Posin che ci sta guardando. Ricordo quindi a quelli che si sono collegati in questo momento, visto che c'è Igor Posin collegati, che dal 7 maggio saremo ospiti del Country Road. Vi ricordo a tutti questo grande evento, questo grande nuovo appuntamento che ci vedrà tutti lunedì sera, tutti i lunedì notte in diretta dal Country Road. Su questa pagina collegatevi
Allo scoccare della mezzanotte entreremo in diretta con il grande Igor Pasin. Ci sarà un numero di telefono che comunque è già pronto e trovate sull'evento che ho già pubblicato. Questo numero di telefono è già attivo, potete mandare i vostri WhatsApp o SMS con le domande che avete piacere di porre a Igor. Ovviamente non telefonate, perché le telefonate le prendiamo soltanto dal 7 di maggio allo scoccare della mezzanotte, quando entriamo in diretta. Sarà una serata all'insegna di musica, grazie a grandi DJ che ci segnaleranno i brani via via di lunedì in lunedì che più appassionano loro. Ovviamente sono DJ di musica diversa, per cui avremo diciamo così, una a tutto tondo, non mi viene la parola, però avremo la possibilità di ascoltare musica di grandi artisti a tutto tondo. Quindi i grandi DJ sono Loris DJ Italian Country Family, Gianlutix, Gianluca Palmisano, che saluto, e ovviamente il DJ residente del Country Road, che è DJ Renegade Andrea Gobbo. Bene, detto ciò, Carmela, hai ragione, bravissima Marilu, si impara tutto, è bravissima la Marilu. E quindi adesso, ricordandovi anche che le puntate di Country Live, quelle che vedete qui, le potete rivedere se per caso, per qualche motivo, avete piacere di rivivere queste emozioni, sia su Facebook, ma se non le trovate su Facebook, perché effettivamente c'è un po' di groviglio, si fa fatica alle volte a trovare le cose che sono memorizzate perché tanti le buttano all'interno della pagina, potete rivolgervi sul nostro canale YouTube ufficiale, che è omonimo del nome della pagina Facebook, per cui è Passi Suoni Country Live Playa Latina Web TV. Lì all'interno ci sono proprio le directory con tutte le puntate, quindi voi vi mettete sulla directory Country Live in diretta, ve le guardate tutte, sono 29, perché siamo giunti alla 29esima puntata, e troverete anche quelle simpatiche fatte appunto come mercoledì scorso al Gasoline di Ravenna, oppure quell'altra fatta dal Country Road con Igor Pasin, e via via, quella fatta con Sara prima di Natale, bellissima puntata, quindi avete l'opportunità di ritrovarle lì. Se proprio non volete andare sul canale YouTube, abbiamo anche il sito ufficiale della Web TV, che è www.countrylive-webtv.net, e comunque se su Google fate Country Live vengo fuori io e una rivista di case di campagna e di mobili rustici, quindi impossibile sbagliarsi, e in questo sito ci sono proprio tutte le puntate andate in onda in diretta su questa pagina Facebook. Se invece volete rivedere le puntate che vanno in onda su Video Brescia, perché ricordo a tutti, anche a quelli nuovi, che noi abbiamo l'opportunità di avere la prima trasmissione in TV italiana che parla di country, l'abbiamo noi, siamo contentissimi, e la trasmette Video Brescia tutte le domeniche sere dalle ore 22 su canale 273 per gli amici della Lombardia. Per tutto il resto del mondo è in diretta streaming, ma si vede benissimo, perché se voi cercate Video Brescia Gruppo Rabizzi vi compare proprio la televisione a tutto schermo e vi potete seguire l'intera puntata in diretta. Comunque anche queste puntate sono sia sul canale YouTube che sul nostro sito internet, quindi non ne perdete sicuramente nessuna. L'ultima cosa che vi voglio ricordare prima di lasciarvi ad un altro spaccato di musica, sempre dal Cavriago Aria Feste di Reggio Emilia, grazie a Italian Country Family, è ricordatevi il 13 maggio alla libreria Lovat di Villorba di Treviso. Ci sarà la presentazione della grande opera Alzate le dosi di Sara Albanese, non potete mancare, non si parla di country, ma è comunque un evento importante, bisogna assolutamente esserci. Adesso, come vi avete visto prima, un piccolo frammento, perché mi è scivolato il ditino, ve lo propongo, è un altro cantante che adoro in modo particolare. Prima abbiamo avuto con noi in diretta Bob Porter, ci ha fatto tanto piacere che ci ha salutato dal Texas, si è collegato con noi. Adesso vorrei regalare di John Arthur Martinez, che è un altro cantante che mi piace tantissimo, per tutti voi. I learned to love the strength I saw.
silly song. When you pushed me on that swing, you made up on your wooden rope. You didn't waste a thing. From that limb I watched you work. What you would do, what you would give. You weren't one to quote the book. It was how you chose. Che bravo che è, che bravo. Allora, sono un po' dispiaciuta, anzi dispiaciutissima, perché Marilu per ascoltare noi ha bruciato il ragù e adesso Loris DJ stasera cosa mangia? Venite in qua, vi faccio una pizza, ce la vado a prendere perché non so fare in realtà a farla. Sono cuciniera zero, però va bene così. Allora, io mi piace tantissimo poter ascoltare questi grandi artisti, devo dire grazie a Marilu Teseo, Italian Country Family, Area Feste Cavriago, che ogni anno ci regalano l'opportunità di conoscerli, però anche il Country Road, perché ho avuto l'opportunità anche di ascoltare personaggi importanti come Pino Colella, Erika Sunshine Lee, e poi devo dire che i Crazy Bulls li ho conosciuti al Country Road, incredibile, perché io sono di Ravenna, loro sono di Ravenna, sono dovuta venirli a conoscere nel Veneto, però davvero molto bello ascoltare questa musica. In solito questo pezzo per Martinez, magico, mamma che chitarristi, davvero, Carmela, grazie. E poi l'unica cosa che mi dispiace è che non sono riuscita a moderare l'audio, probabilmente stando molto davanti alle casse, l'audio proprio dalla registrazione è venuto così un po' sgarbato, però la musica comunque in linea di massima si sentiva ed è davvero coinvolgente. Poi a me quello che piace in modo particolare di Martinez, che ogni tanto in mezzo alla canzone cantata in inglese ci canta un pezzo di spagnolo, a me mi fa venire dei brividi alti così, è una cosa che proprio mi affascina. Quindi
Diciamo che di John Arthur Martinez mi piace la parte in spagnolo e comunque la maestria con cui canta e con cui suona. Ma la voce di Bo Porter arriva proprio in fondo al diaframma arriva. Allora ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi anche in questo appuntamento. Avevo preparato altre due cose e non pensavo di essere così lunga, quindi vi chiedo scusa, mi fermo, le tengo per mercoledì prossimo. Vi invito quindi domani sera, se non sapete cosa fare, non si parlerà di country, ma si parlerà di danza sportiva, agonistica, di Caraibi, di latinoamericani, di Zumba. Peraltro giovedì scorso abbiamo iniziato due nuovi appuntamenti molto interessanti, che sono l'alimentazione dello sportivo e le piccole tecniche di come si dice, allenamento e tonificazione, cose davvero singolari e semplicissime che ci ha insegnato Omar Ravaioli, vi ricordo Zin, ballerino professionista, ormai passato nei maestri, nei prof, quindi balla diciamo con le stelle, di più delle stelle, perché chi fa agonismo si allena davvero tante ore al giorno, quindi in realtà diciamo così non ha tempo poi per presenziare a programmi televisivi, è proprio tutto un altro mondo, è tutta un'altra disciplina. E giovedì scorso ci ha fornito dei video di campioni mondiali di danze latinoamericane standard che davvero hanno fatto accapponare la pelle, bravissimi davvero. Quindi vi aspetto domani sera dalle ore 22 sempre su questa pagina per Playa Latina Live, e si vincono anche delle colazioni, quindi domani peraltro c'è anche una scuola, perché noi trasmettiamo dalla pagina ma siamo in diretta dal 112 Caffè che ci ospita, San Pietro in Campiano, quindi chi è delle zone di Ravenna, Forlì, Faenza, se vuol venire, perché c'è una stanza dedicata a noi, ci facciamo uno spritz in diretta e ci divertiamo, perché c'è una scuola che ballerà con noi in diretta. Per tutti gli altri collegatevi. Per quanto riguarda il mondo del country, vi aspetto invece domenica sera dalle ore 22 su Video Brescia, canale 273 per gli amici della Lombardia. Invece per tutti gli altri, per tutto il resto del mondo, su Google scrivete Video Brescia Gruppo Ravizzi, vi compare proprio lo schermo Video Brescia e è come se foste in TV. Gli altri appuntamenti, vi ricordo il 7 di maggio allo scoccare della mezzanotte, lunedì 7 maggio, per ogni lunedì saremo in diretta dal Country Road, proprio dal Country Road con Igor Pasin, passeremo qualche ora insieme con della gran bella musica e potrete telefonare, potrete mandare messaggi, potrete chiedere a Igor tutto ciò che vorrete. Mentre per quanto riguarda il 13 di maggio, cioè la domenica dopo, tutti alla libreria Lovat di Villorba di Treviso per la presentazione della grande opera di Sara Albanese, Alzate le dosi. Io vi ringrazio di essere stati con noi. Carmela, già finito, abbiamo passato l'ora, cioè eravamo partiti con una rubrica che durava 40 minuti, siamo, è un'ora e due minuti che sono in trasmissione, bisogna che vi saluto, soprattutto perché Marilu ha bruciato il sugo. Allora grazie a tutti voi, un bacio davvero grandissimo, vi aspetto domani sera, se no vi aspetto domenica sera per il country, se no vi aspetto lunedì sera per il liscio. Più di così sono sempre qui in diretta, un bacione grande, grazie, al prossimo appuntamento, ciao.